Pato! Alexandre Pato! Game over a Bruxelles! È tutto finito! Il Milan ha vinto la partita per 3-1! Alexandre Pato ha messo il punto esclamativo sul match del Kostan van der Stock di Bruxelles! Il Milan è in vantaggio per 3-1! Il Milan è riuscito a passare sul terreno difficilissimo! Il Milan è riuscito a resistere alle iniziative dell'Anderlecht che negli ultimi minuti spingeva forsennatamente all'interno della tre quarti di campo avversaria, probabilmente El Shaarawy. Nei nostri confronti, che francamente non c'entriamo nulla per una presunta posizione irregolare di El Shaarawy proprio in partenza sul lancio che arrivava dalle retrovie. Fatto sta che El Shaarawy poi ha porto il pallone. Alle spalle dell'incolpevole Proto. Ha perso i minuti di recupero che saranno sicuramente stati esposti dalla lavagna luminosa del quarto uomo, ma ve li racconteremo, gentili ascoltatori. Questi minuti di recupero in tutta scioltezza perché il Milan è in vantaggio per il 3-1. Il Milan è agli ottavi di finale della Champions League. Il Milan sta portando a termine una grande impresa. Per Boateng lo recupera, però decide, non riesce a mantenerlo all'interno del perimetro di gioco. Non sappiamo quanto recupero avrà concesso il direttore di gara, francamente erano tutti in piedi davanti a noi, protestavano nei nostri confronti quasi a volerci indurre a dire o a protestare irregolare la posizione di El Shaarawy in partenza, ma effettivamente se mai ci fosse stata questa posizione di fuorigioco non appanna di certo la prestazione di un Milan che in difficoltà in campionato riesce dopo il pareggio in rimonta di Napoli a raggiungere una vittoria importantissima qui a Bruxelles contro l'Anderlecht per 3-1. Torna al gol anche Alexandre.
fino alle 5 di domani mattina. Sulla 22 la strada del Brennero vede la chiusura dello vincolo di Egnaora.